Passo a questo punto la parola a un milanese, all'amico Leopoldo Frerì, che è presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, che nella sua doppia veste di milanese e di architetto aggiungerà a questa nostra riflessione comune le considerazioni di ordine strettamente paesaggistico, architettonico, che sono legate a una qualità del vivere urbano che è una qualità del vivere meglio circondati da una natura più vicina, più ricca, più avvertita. Lo faccio però non prima di mandare un doveroso ringraziamento anche ai tecnici e agli operatori che per Ispra hanno realizzato le immagini del video che durante tutta la prima sessione dei lavori della nostra giornata di discussione pubblica ha accompagnato il nostro tempo. Sono immagini evocative, alcune potentemente evocative, sono immagini molto belle, sicuramente hanno contribuito a creare l'atmosfera giusta. Leopoldo, a te. Grazie Massimiliano. Intanto io credo che dobbiamo un ringraziamento a chi si è dato molto da fare per ottenere queste norme. Come sempre in Italia poi è grazie alle persone di buona volontà che si riesce, nonostante le enormi difficoltà, a impiantare qualche seme, giusto appunto, utile a salvaguardare la bellezza e la ricchezza culturale di questo un po' disgraziato paese. Io vengo da una città apparentemente poco verde, in realtà Milano ha, come già ci insegnava Stendhal, ha tutto un verde nascosto, molto privato, anche nel centro della città, per lo più invisibile. Milano è una città di pietra, non di verde, ecco, per cui io poi invidio molto queste vedute. Peggio ancora, intorno a Milano c'è una Brianza che aveva un enorme patrimonio di verde che via via è andato distrutto, tra l'altro di alberi monumentali connessi a giardini storici, perché è sempre stato il luogo di villeggiatura dell'aristocrazia milanese. Per cui sono particolarmente sensibile al tema e anche molto al valore simbolico dell'albero monumentale. Mi veniva in mente, sentendo stamattina, mi venivano in mente gli alberi della libertà della rivoluzione francese, ancora in alcune città, soprattutto minori francesi, ci sono gli alberi della libertà piantati nel 1789, che spesso non sono alberi di non particolare valore, come dire, ornamentale, ma con un carico simbolico pazzesco, anche perché la maggior parte degli alberi della libertà sono stati tolti dalla restaurazione, perché proprio per il valore simbolico che avevano, ed erano stati piantati in mezzo alla città, perché erano il punto in cui i cittadini riconoscevano la comunità, in quel caso rivoluzionaria, si riconosceva. Gli alberi e la città hanno un rapporto storico consolidato, vieppiù difficile. Una delle pochissime opere pubbliche che ho fatto nella mia vita, che è stato un pezzo di una strada milanese che doveva essere pedonalizzata, quasi non si è riusciti a metterne, tanta urbanizzazione c'è sotto, non si è riusciti a trovare un metro per un metro per un metro di terra libera. E questo qual è Corso Garibaldi. Corso Garibaldi, il tratto verso il centro, c'è sotto di tutto, naturalmente c'è anche sotto la metropolitana, ma c'è sotto l'alta tensione, c'è sotto qualunque cosa. Abbiamo avuto a che fare con 26 enti quando abbiamo fatto questa opera, un incubo. Perché dico questo? Dico questo perché questo è esattamente il punto di cui, secondo me,
bisogna occuparsi, di cui questa norma è un elemento importante, che è il progetto che noi vogliamo avere per il territorio italiano, e che è un progetto, a chi se ne occupa, abbastanza chiaro, molto poco chiaro ancora alla politica, che è quello che il paradigma è cambiato in modo definitivo, non si torna più indietro, ed è un'equazione che dice che non si deve più consumare suolo e che bisogna lavorare sulla città urbanizzata. Questo si porta a delle conseguenze assolutamente evidenti, alcune sono state citate stamattina. Non consumare più suolo vuol dire però occuparsi di quello che non consumiamo più, perché i disastri che succedono sono dovuti in parte importante al consumo del suolo e alla cementificazione, ma in parte anche all'abbandono poi dei terreni. Noi ancora siamo in una condizione in cui ogni regione definisce terreno agricolo a modo suo, per cui avremo una differenza di definizioni da una regione all'altra. Nella città urbanizzata, che noi dobbiamo riusare e rigenerare, il verde ha un'importanza fondamentale, non solo il verde urbano esistente, che va a sua volta mantenuto, ma il verde ulteriore che noi possiamo progettare nelle nostre città per vivere meglio e per finalmente occuparci degli spazi pubblici della città, che sono disastrosi nelle città italiane. Ieri il Stefano Boeri ha vinto, che noi abbiamo visto, ti ricordi, a questo convegno europeo settimana scorsa, ha vinto questo importante premio con questo esperimento più o meno riuscito a seconda delle opinioni, ma comunque interessante, del bosco verticale, che è, come dire, un'estremizzazione, un intervento molto radicale da un punto di vista intellettuale, costosissimo, perché per mantenere il verde lassù è una cosa per persone molto ricche, ma comunque segnala appunto la necessità di integrare questo rapporto. Il verde è fondamentale nella città, intanto per mitigare tutte le questioni connesse al freddo e al caldo. Serve a ombreggiare, serve ad abbattere i consumi energetici, non serve solo a far più bella la città. E questa normettina, che noi siamo riusciti anche un po' a contaminare, l'articolo 24 dello Sblocca Italia, su prendersi cura degli spazi urbani, in cui noi siamo anche riusciti a mettere dentro l'importante parola riuso, va in questo senso. Dobbiamo essere capaci poi, come comunità, professionali, associative, eccetera, di sfruttarla, perché è una norma piccola. Abbiamo tentato anche di farci mettere un po' di soldi, naturalmente non ci siamo riusciti, è affidata al buon cuore dei comuni, ma ci sono molte esperienze in Italia, perché c'è una costellazione di associazioni piccole, piccolissime, volontarie, ma che operano benissimo e che si stanno anche coordinando sul riuso urbano, che stanno prendendo luoghi dismessi, luoghi pubblici dismessi dalla città, per farne dei giardini, per farne del verde, che poi curano, che poi mantengono. E queste sono, come dire, le agopunture urbane che ci aiutano a indicare una strada. Però quello che continua a mancare è il progetto. Questa assenza di un progetto condiviso dalla comunità, di cui la politica si faccia carico, e che, partendo da questa equazione, da questo cambio di paradigma tra consumo del suolo e riuso della città urbanizzata, è il progetto vero per questo paese, ancora non colto, e lo dimostra, come dire, i percorsi a zigzag delle varie norme che non si integrano, che sono sempre settoriali, che riguardano solo un pezzo, sul quale non si mettono risorse, le regioni vanno in ordine sparso, in modo contrastante, i comuni fanno degli esperimenti ma poi non riescono a portarli in fondo, la normativa urbanistica
fatica al codice degli appalti peggio che andare di notte, e per cui un'occasione clamorosa come quella di Expo, e ci arrivo perché Massimiliano su questa cosa qui mi instiga, che tutti noi speriamo che andrà molto bene da un punto di vista dell'immagine del paese e del fatto che arrivino milioni di persone, io da milanese ancora di più, però è già un progetto fallito per l'assenza di un progetto. Si è preso un suolo vergine, lo si è urbanizzato pesantemente senza alcuna prospettiva successiva del suo utilizzo e senza caratterizzare il progetto architettonico di urbanizzazione, di trasformazione di quello spazio per renderlo assolutamente coerente con il tema di Expo, che è un tema di grandissimo valore culturale. Ancora una volta poi tutto si è giocato su chi avesse il potere, chi facesse il commissario, chi gestisse i soldi, con appalti sbagliati, con incarichi diretti, e per cui tutto quello che è successo, i fenomeni di corruzione, che non sono la parte grave di Expo. La parte grave di Expo è stata l'assenza di un progetto, che si è portato di conseguenza poi un percorso tutto sbagliato. Adesso si sta discutendo, adesso, Expo è quasi finito, no, in una linea temporale, da quando è cominciato Expo ormai siamo alla fine, nel senso che tra pochissimo parte una kermesse di 6 mesi e dal giorno dopo il nulla. Allora, io e Massimiliano, lui mi ha coinvolto naturalmente, a parlare di questioni di danno ambientale, ecco. Così è un danno ambientale, perché ogni trasformazione dello spazio o si porta dietro una finalità positiva, oppure è meglio lasciar stare. Expo è l'esempio pessimo di come in Italia si affrontano le cose. Ci auguriamo che con norme intelligenti come questa sugli alberi si possa soprattutto cambiare cultura, cambiare approccio e essere capaci di coinvolgere, e sono molto contento che ci fossero le scuole stamattina, coinvolgere i cittadini italiani di tutte le età, perché il problema fondamentale su questi temi è la profondissima ignoranza. Finché non risolviamo il problema dell'ignoranza su ciò che ci circonda, difficilmente riusciamo a convincere poi la politica ad agire in modo chiaro, programmatico, con una visione, una strategia, e poi possibilmente anche in modo retto, ma questo poi ci sono i magistrati a occuparsene. Grazie. La presentazione sarebbe forte, però mi guarderò dal tornare su Expo, anche perché sono un altro milanese che potrebbe averne voglia, quindi diciamo non lo faccio, non mi astengo. Certo, è chiaro che anche Expo è la dimostrazione che la sfida che abbiamo davanti è soprattutto una sfida di grande cambiamento culturale. Poi verrà il resto, poi verranno le norme, poi verranno le interpretazioni da parte delle corti giudicanti, quello è comunque il secondo tempo. Però il grosso è, come dire, l'operazione culturale che è assolutamente necessaria. Scommettere, come fa per la verità per prima la Commissione europea, sul nuovo modo di fare città attraverso operazioni di rigenerazione urbana, significa lanciare una sfida culturale. Allora, o su questo l'Europa ha la capacità e la voglia di raccoglierla e di provare a vincere questa sfida, ma non ce l'ha, e non ci sono pezzi di più. D'altra parte, sono evidenti le ragioni per cui un tema come quello degli alberi e degli alberi monumentali in particolare incrocia la questione culturale. Per la verità c'è una suggestiva sintonia tra
la legge 10 come è venuta prendendo forma durante i lavori in Parlamento e quello che accadeva in contemporanea, no? Tutto sommato la legge viene approvata in via definitiva, perché è davvero l'ultima, Roberto, ti rassicuro, su questa della scorsa legislatura, è stata approvata 2 giorni prima che il Parlamento si sciogliesse, quindi non se ne sarebbe potuta fare fino dopo quel momento. E il lavoro fatto, il lavoro eccezionale secondo me, fatto soprattutto, diciamo, di grande impatto, di grande fascino anche intellettuale dal mio punto di vista, fatto da Stefano Boeri, sono contento del riconoscimento che tu hai citato, perché lì siamo di fronte a un modello in cui la compenetrazione tra architettura e paesaggio e ambiente è totale. E nella legge 10 c'è uno dei vagoni che sono stati aggiunti in corso d'opera, e c'è qui uno dei componenti del comitato che ne porta, come dire, grazie a Dio, la responsabilità, Giorgio Bellini, c'è un pezzo della legge che si occupa di verde pensile, in senso orizzontale ma anche in senso verticale. È curioso e suggestivo che le due cose si sono svolte in parallelo. L'idea e l'inizio dei lavori da parte di Stefano Boeri e dei suoi, e il cantiere, perché anche quello è stato un cantiere, come può confermare Roberto della Seta, della legge 10. Nel cantiere della legge 10 a un certo punto è entrato questo vagone, un vagone che naturalmente incrocia a sua volta architettura, ingegneria, botanica, salute, anche economia. Dicevi tu, ricordavi Leopoldo, quello è un complesso certamente, diciamo, che ha ingenti costi di manutenzione, non è una portata di tutti, ma è una grandissima sfida, prima di tutto intellettuale. Ecco, anche quello sta nella cornice della legge 10. E quindi, diciamo, viene fuori un affresco complessivo in cui tanti temi si tengono all'interno dello stesso contenitore. E qui oggettivamente. Però c'è anche la prova che la legge 10, nel suo essere una legge giovanissima, poco più di un anno, però in qualche modo è già passato. La norma che ricordavate tu e prima anche Roberto Della Seta a proposito dello sblocco Italia, in realtà è una legge sostanzialmente che aggiunge a sua volta un ulteriore vagone a quelli di cui consta nella sua versione originale la legge 10, e chiama ad un'altra sfida, anzitutto gli enti locali. Su questo il Comitato ha già iniziato a lavorare, perché vuole fare la sua parte nella operazione di accompagnamento degli enti locali.